Continuiamo con gli interventi programmati. La parola a Mauro Venuleo della Filca Calabria. Buongiorno a tutti. Io intanto vorrei complimentarmi con Fillea, Filca, Fenel per aver organizzato, con le strutture nazionali, per aver voluto organizzare questa importante giornata di riflessioni. Non solo per appunto l'importanza del tema che viene trattato stamattina, non solo perché sono presenti illustri e autorevoli interlocutori che hanno relazionato in maniera molto, molto chiara, ma anche molto profonda rispetto alle questioni che riguardano la legalità, ma perché principalmente ci dà l'occasione di portare avanti quelle che sono delle proposte importanti per il settore, per la legalità nei cantieri. Io vorrei limitarmi a fare alcune considerazioni su quella che è l'esperienza mia personale di sindacalista in un territorio complesso, complicato come la Calabria. E devo dire subito che in Calabria abbiamo sottoscritto diversi protocolli sulla legalità, a Reggio Calabria, a Catanzaro, a Cosenza. Abbiamo cercato come settore delle costruzioni di partecipare attivamente alla costruzione di questi protocolli ed è stata un'esperienza esaltante che ha portato dei frutti importanti. Sul cantiere su un'opera di grandi dimensioni della Salerno-Reggio Calabria, per esempio, la possibilità di poter attraverso i badge fissare in maniera precisa l'orario di lavoro non è una cosa da poco. Devo dire che ci siamo scontrati anche con una questione che riguarda sia le imprese che una parte dei lavoratori sull'orario di lavoro, soprattutto nei lavori di galleria, dove era pensiero comune delle imprese, ma anche, ahimè, di una parte dei lavoratori, che era conveniente lavorare 12 ore in due turni di 12 ore. Noi su questo abbiamo fatto una battaglia come Federazione delle Costruzioni, l'abbiamo vinta e abbiamo dimostrato a quelle imprese che hanno terminato i lavori prima del periodo previsto da contratto e abbiamo dimostrato a quei lavoratori che la pensavano diversamente, assumendoci anche delle responsabilità pesanti durante le assemblee, che le loro buste paga a fine mese erano più pesanti. Quindi abbiamo sfatato uno stereotipo che allontanava dalla legalità e avvicinava invece i lavoratori e le imprese a perseguire la strada della legalità anche come conveniente, non solo moralmente ed eticamente corretto, ma anche era conveniente. Quindi io credo che le nostre azioni devono essere rivolte a piccoli gesti. Perseverare su piccoli gesti quotidiani, senza grandi convegni, senza grandi manifestazioni, senza tanta e tanta che ne abbiamo vista in Calabria retorica dell'antimafia che veramente non se ne può più, perché gli stessi soggetti che dal palco usano paroloni contro la 'ndrangheta, contro la criminalità organizzata, sono gli stessi che appena scendono dal palco ammiccano nei confronti dei politici collusi con la 'ndrangheta in questi contesti di lobby di potere che veramente ci imbrigliano e che non ci lasciano vivere in libertà. Quindi, come dire, basta dire la verità, basta dire con chiarezza come la pensiamo, senza fraintendimenti, senza ipocrisia, senza dire in un modo e poi agire in un altro, predicare bene e razionare male. Allora, sono questi gli errori che nel nostro piccolo, nella nostra quotidianità, non dobbiamo assolutamente commettere. Quindi viva i protocolli di legalità, portano dei risultati importanti, però attenzione, tutto questo non basta.
Noi abbiamo, tra le altre cose, sentivo prima, veniva citato il monitoraggio sui flussi occupazionali. Questa è un'altra arma vincente per la legalità, perché in Calabria, nelle grandi opere, il reclutamento dei lavoratori non è un reclutamento libero, è un reclutamento che spesso le imprese subiscono rispetto a situazioni di potere che possono riguardare intrecci fra politica, istituzioni e qualsiasi altra forza di potere che è su quel territorio, che porta le liste delle assunzioni. Allora anche qui va dato un segnale importante a quei lavoratori che nella disperazione della disoccupazione pensano che quella strada è la strada giusta per portare un pezzo di pane a casa e portare uno stipendio per poter far vivere, a volte solo sopravvivere, la propria famiglia. Noi dobbiamo dare un segnale di trasparenza anche rispetto a questo, utilizzando sia il tavolo per il monitoraggio dei flussi occupazionali e della cabina di regia, ma utilizzando anche meglio i nostri enti bilaterali. Quindi dobbiamo creare un sistema trasparente dove chiunque si possa candidare ad essere assunto da queste imprese, formato come deve essere formato per opere di così importanza e rilevanza, e concedere, dare questa libera scelta che è solo sulla carta, sulle norme e sulle leggi, alle imprese di poter selezionare con obiettività e serenità quelle figure che a loro servono, in base al proprio fabbisogno rispetto a quell'opera e in base alle reali competenze dei lavoratori. Se noi riusciamo a fare questo, quel lavoratore che si vede chiamato dall'impresa per un posto di lavoro, che non si è rivolto al sindaco, che non si è rivolto al consigliere regionale, che non si è rivolto al sindacato, che non si è rivolto al prete o al maresciallo dei carabinieri e quant'altro, si vede chiamato, ma questo è un bel segnale di legalità. Questo dimostra il fatto che la legalità è bella. Cioè, quando parlavamo di rivoluzione culturale, non si fa con la rivoluzione, si fa dando dei segnali dove si fa capire alla gente, e questo è anche il nostro ruolo, diceva Bruno Manchi, come terapeuti sociali o produttori di nuova cultura. Abbiamo quest'arma importante nelle mani, far capire che stare dalla parte della legalità non solo è moralmente l'unica strada possibile, che ci siamo accorti che non basta dirlo, no? Perché altrimenti in Calabria parliamo del brigandaggio dal 1400, credo che se fosse bastato dire che cosa è giusto e che cosa è sbagliato, invece noi dobbiamo praticare nel nostro piccolo queste azioni che costruiscono una nuova cultura, una nuova mentalità. Io credo che veramente non dobbiamo fare grandi cose, dobbiamo fare piccoli gesti a partire da noi stessi in un contesto complicatissimo, che però ci diano la possibilità di vivere in libertà, perché stare dalla parte della legalità è la cosa più bella, perché rende libere le persone di poter fare, di poter parlare, di non dover ricorrere ai soliti meccanismi che alla fine hanno ingabbiato la nostra regione, ma credo in buona sostanza tutto il nostro paese. Bastano piccole cose. Io voglio solo ricordare un esempio. Nel 1867, durante un processo a una banda, alla più sanguinaria banda del Catanzarese, di briganti, un procuratore disse: noi sconfiggeremo la criminalità, sconfiggeremo il brigantaggio solo quando una locomotiva bellissima attraverserà tutta la costa ionica e la costa tirrenica, però non basteranno le ferrovie per sconfiggere l'andrangheta, in quel caso il brigantaggio, ma c'è una continuità sottile fra i due fenomeni, fino a quando non cambieranno le mentalità della gente che giustifica, approva e in un certo senso ammira le azioni criminali e sanguinarie di questi criminali che hanno insanguinato tutta quell'area
del catanzarese. Allora è su questo che noi dobbiamo lavorare, è su questo che con piccole azioni, ripeto, con piccoli gesti dobbiamo dare un esempio importante. Ringrazio tutti per le parole che sono state spese, ma dobbiamo certamente fare di più tutti insieme per creare una nuova cultura e lanciare un messaggio che la legalità è bella. Grazie. Grazie Mauro. Ora la parola ad Andrea Fiorentin della Fenerwil Veneto, del Consorzio Venezia Nuova. Buongiorno. Io ho 56 anni e sono un geometra. Ho sempre lavorato e continuo a lavorare in Venezia, centro storico. Ho iniziato il mio percorso professionale presso uno studio di architettura, dove ho operato per circa 3 anni, poi per 15 un'impresa di costruzioni e restauro, e dal 2001 sono stato assunto dal Consorzio Venezia Nuova, che ricorderete si occupa di realizzare il sistema di difesa della città di Venezia dagli eventi di alta marea. Sono stato eletto RSU del Consorzio Venezia Nuova nelle file della Fenerwil da circa 14 mesi. Attualmente il personale del Consorzio Venezia Nuova conta 110 addetti. Il Consorzio dal 1 dicembre 2014 è in amministrazione straordinaria temporanea a seguito di un'azione giudiziaria che ha portato a una serie di arresti che ha coinvolto gran parte delle nostre posizioni apicali. Vorrei sottoporvi una riflessione sulla ripercussione che la condotta illegale di una peraltro ristretta cerchia di persone ha provocato. Intendo dire che l'immagine di una delle più prestigiose opere di ingegneria a livello internazionale è stata distrutta, e con essa anche l'immagine professionale dei 110 dipendenti del Consorzio Venezia Nuova, che anziché avere l'orgoglio di aver contribuito, magari pur modestamente, a tale importantissima realizzazione, si ritrovano sommersi da critiche e scherno quotidiano. Certamente quanto è successo è scandaloso, ma vi voglio comunicare che anche tutti noi impiegati siamo venuti a conoscenza degli illeciti e della loro rilevanza, esattamente come tutti gli altri cittadini italiani, e cioè a seguito delle notifiche degli arresti e delle ispezioni della Guardia di Finanza. Semplicemente, come tutti, eravamo all'oscuro della mala gestione della direzione, credendo anzi di far parte di un'organizzazione talmente strutturata, con un compito da svolgere così importante e determinato, e con degli interlocutori così integri da essere naturalmente immuni da certe miserie. E dico miserie perché certamente nessuno dei protagonisti degli illeciti ha potuto invocare uno stato di bisogno quale movente della propria deplorevole condotta. Nemmeno la recente determinazione che ha riconosciuto il Consorzio quale parte lesa per il proseguo dell'iter giudiziario riesce a compensare la cocente delusione, l'umiliazione che ci gravano addosso. E sono certo che tale malessere, oltre alle preoccupazioni per il futuro occupazionale, appartiene anche a tutti quei lavoratori che sono incappati, loro malgrado, in altri scandali nazionali. Infatti, il comportamento scellerato di poche persone potrebbe avere ricadute devastanti su tutta la filiera produttiva, composta non solo da impiegati del consorzio, ma anche dalle maestranze delle imprese consorziate, ovvero un gran numero di addetti, persone in gamba, portatori d'acqua, che svolgono i loro compiti con grande impegno quotidiano e che appartengono a un settore produttivo nazionale già decimato da lunghi anni di crisi economica e che rischiano ora di pagare loro malgrado un conto salatissimo. Siamo noi infatti l'anello debole su cui alla fine si abbattono i problemi. Rivolgo pertanto un appello, peraltro è un tema che ho avuto il piacere di sentire dai precedenti relatori, un appello a questa assemblea perché si concepisca
di attivare uno strumento specifico oppure semplicemente riattivare quanto già in vigore fino a fine 2016, cioè un ammortizzatore che permetta di gestire il dissesto occupazionale derivante da comportamenti illeciti o irresponsabili. Mi rendo conto che in questi termini si chiede allo Stato, che nel mio caso è anch'esso parte lesa, di farsi carico di ulteriori oneri, ma credo che solo lo Stato abbia la forza per difendere professionalità qualificate, altrimenti destinate alla dispersione, e di sostenere i lavoratori assieme alle loro famiglie. Vi ringrazio per l'attenzione e vi saluto. Grazie Andrea Fiorentin. L'ultimo intervento prima delle conclusioni di Vito Panzarella, Luigi Castiglione della filea della Sicilia, Castigliuzzi Bellici. Buongiorno, buongiorno a tutti i presenti. Sono Luigi Castiglione, dipendente della Castigliuzzi Bellici SRL di Montevago, in provincia di Agrigento, società che era prima stata sequestrata e adesso è confiscata in via definitiva. Preliminarmente ritengo doveroso ringraziare Graziano Gorla e con lui tutta la filea CGL, che ha voluto la mia presenza e la mia testimonianza a questo dibattito su un tema così importante e delicato che coinvolge purtroppo tantissime aziende su tutto il territorio nazionale. La nostra è una storia lunga e complessa, che si intreccia a più riprese con il tema del convegno di oggi, ovvero la legalità nel settore delle costruzioni. Cercherò di esporvi la nostra vicenda senza dilungarmi troppo e allo stesso tempo spero di riuscire a farlo con chiarezza. Premetto che la Calcestruzzi Bellici, nonostante la denominazione, opera da alcuni anni soltanto nel settore estrattivo, cioè la produzione e commercializzazione di inerti calcari, mentre nel passato ha anche operato nella produzione di conglomerati bituminosi e cementizi. Da quasi 50 anni rappresenta una delle realtà economiche di maggiore rilievo del territorio in cui opera, al confine tra le province di Agrigento, Trapani e Palermo. I materiali da noi prodotti sono di assoluta qualità, conosciuti in tutta la Sicilia occidentale. Vengono estratti da due cave contigue, ormai quasi unite tra di loro, che rappresentano uno dei bacini più grandi d'Italia, con un'area di coltivazione già autorizzata estesa oltre 33 ettari e con un potenziale residuo del giacimento ancora da estrarre di circa 8 milioni di metri cubi. Prendendo in esame i volumi di vendita degli ultimi due anni, potrebbero garantire lavoro ancora per oltre 50 anni. In seguito a indagini di mafia che coinvolsero due dei soci, nel febbraio del 2009 venne ordinato il sequestro dell'intero capitale sociale e fu nominato un amministratore giudiziario. Da allora abbiamo vissuto tutte le problematiche che investono purtroppo tutte le società coinvolte in tali situazioni. Amministratori giudiziari che provengono da luoghi distanti dall'attività che sono chiamati a gestire, che non conoscono tali realtà e che non hanno esperienze e competenze specifiche nelle attività svolte. Purtroppo anche perché molto spesso hanno tanti incarichi, forse anche troppi, in società che svolgono attività totalmente diverse tra di loro, imprese edili, alberghi, ristoranti, aziende agricole, supermercati, industrie, eccetera. La normativa dovrebbe prevedere la nomina di amministratori giudiziari che abbiano pochi incarichi, adeguatamente retribuiti, ma che siano dotati delle competenze manageriali nei settori in cui operano le società che vengono loro affidate. Un'altra delle maggiori criticità per le società poste in amministrazione giudiziaria, compresa la nostra, è determinata dall'intervento immediato delle banche, che riducono drasticamente i livelli di esposizione e i fidi concessi in precedenza. Questo avviene perché evidentemente viene meno la fiducia in questa tipologia di società nei confronti degli amministratori e dello Stato che dovrebbero rappresentare. Un duro schiaffo alla legalità che molto spesso costringe le stesse società a chiudere i battenti in pochi mesi. Pur con le difficoltà suddette, nel nostro caso il periodo di amministrazione giudiziaria è iniziato sotto i migliori auspici,
Nel periodo 2010-2011 furono sottoscritte due importanti commesse per la fornitura di materiali con le ditte esecutrici il raddoppio della strada statale Agrigento-Caltanissetta, una delle maggiori opere che si sta effettuando ancora in Sicilia. Purtroppo, dopo un paio di anni positivi, la situazione è iniziata a peggiorare. Prima per l'insolvenza di una delle due società che stava effettuando i lavori, poi la situazione si è ulteriormente aggravata a inizio del 2013, perché l'altra società con cui vi era un contratto valido fino a fine del 2016 ha interrotto la fornitura presso di noi, trasferendola interamente presso un'altra cava del Palermitano gestita da altro amministratore giudiziario, mentre nel primo periodo la fornitura era suddivisa tra le due cave. Dico che per conoscere i fatti siciliani capisce bene a quale altra amministrazione giudiziaria mi riferisco. Venendo meno queste due grosse commesse, in aggiunta alla crisi economica congiunturale che colpisce particolarmente i settori dei lavori pubblici e dell'edilizia, per la nostra azienda è iniziata una profonda crisi. Sono iniziati problemi di liquidità aziendale e per diversi mesi sono stati corrisposti soltanto acconti parziali sulle retribuzioni, da allora rimasti sospesi fino ad oggi. Per ridurre i costi del personale per un lungo periodo è stata attivata la cassa integrazione, prima ordinaria e poi straordinaria. Alla fine è stata decisa una drastica riduzione del personale che nel giro di due anni, tra il 2013 e il 2015, siamo passati da 24 a 11 dipendenti. Con il licenziamento di questi lavoratori è stato definitivamente cessato il settore dei conglomerati bituminosi che per tanti anni aveva garantito un fatturato di milioni di euro. Tra questi dipendenti che ci hanno dovuto lasciare, buona parte sono oltre cinquantenni, con oltre 30 anni di attività di anzianità aziendale e che tra l'altro con l'età apportata dalla legge Fornero hanno visto allontanarsi di parecchi anni il traguardo della pensione, mentre altri paradossalmente hanno scelto loro stessi volontariamente di essere posti in mobilità, preferendo un sussidio mensile sicuro, seppure temporaneo, piuttosto che uno stipendio precario. Questo perché per diversi mesi abbiamo percepito degli acconti di 300-400 euro mensili sulle retribuzioni e ognuno di noi vanta diverse mentalità arretrate. In pratica, pur di salvare l'azienda e i posti di lavoro, noi dipendenti abbiamo finanziato la società in sostituzione delle banche. Tutto ciò ha messo in ginocchio le nostre famiglie sia economicamente che moralmente, con la costante angoscia di non poter percepire quanto dovuto. Capite bene che in questo modo non è possibile pianificare il vivere quotidiano, né tantomeno il futuro, e questo risulta ancora più tragico per i lavoratori monoreddito. Occorre anche dire che nel periodo di crisi, a partire da gennaio 2014, anche il Consiglio di amministrazione aveva deciso al 50% dei compensi stabiliti, unitamente a tutti gli altri professionisti incaricati. Purtroppo però lo stesso Consiglio di amministrazione nel mese di dicembre del 2015, soltanto pochi mesi dopo il licenziamento di 8 lavoratori, ha deciso di ripristinare i compensi dei 3 componenti del CDA e dei 6 professionisti incaricati nell'originaria quantificazione. In 7 anni di amministrazione giudiziaria sono stati accumulati debiti nei confronti di dipendenti ed ex dipendenti per circa 350.000 euro e nei confronti di amministratori e professionisti incaricati per oltre 500.000 euro. Nel mese di febbraio del 2016 la Corte di Cassazione ha dichiarato definitiva la confisca dell'intero capitale sociale e del compendio aziendale della Caciussi Belgio, che pertanto è passato sotto il controllo dell'Agenzia Nazionale per i Beni Sequestrati e Confiscati e l'attività è proseguita con lo stesso organico aziendale. Purtroppo la nostra vicenda ha assunto dei contorni paradossali nel mese di ottobre del 2016, quando il Tribunale di Sciacca ha decretato il fallimento della società su istanza presentata da ENI, altra società di proprietà dello Stato, per un debito presunto di circa 39.000 euro, una cifra evidentemente ridicola, mentre dalle scritture contabili risultava essere di circa 27.000, debito tra l'altro sotto prima dell'insediamento dell'amministrazione giudiziaria. Tra le tante stranezze di questo nomeno fallimento, occorre anche dire che il legale di fiducia della società, in organico tra tutti i professionisti incaricati, non ha ritenuto di proporre opposizione al decreto ingiuntivo di ENI e non ha neanche contestato l'entità del debito
errato richiesto da ENI, che non avrebbe potuto portare al fallimento proprio perché è inferiore a 30.000 euro. Pochi giorni dopo la dichiarazione di fallimento, l'Agenzia Nazionale per i Beni Confiscati, con una lettera firmata dall'allora direttore prefetto Postiglione, comunicava all'azienda di avere l'intenzione di nominare un legale per fare ricorso contro questa sentenza di fallimento, cosa che l'agenzia tra l'altro non aveva mai fatto fino allora. Per oltre 2 mesi la società, pur dichiarata fallita, ha regolarmente proseguito la propria attività, fin quando nel mese di dicembre interviene di nuovo il Tribunale Sciacca dichiarando chiuso il fallimento per insussistenza di attivo. A questo punto l'agenzia prende atto di questa sentenza, di questo ulteriore parere del Tribunale Sciacca, e quindi diffida gli amministratori a proseguire l'attività aziendale, e quindi di fatto dichiara chiusa l'attività della società. Quindi a partire dal 2 gennaio, ritornando alle ferie natalizie, siamo venuti a conoscenza di questa decisione dell'agenzia e abbiamo deciso di presidiare l'azienda a tempo indeterminato, fino alla risoluzione di questa vertenza, per salvaguardare i nostri posti di lavoro e anche per prevenire possibili atti vandalici all'interno del candiere. Qualche giorno dopo, il 10 gennaio, sono arrivate le lettere di licenziamento per tutti gli 11 lavoratori. Pur trattandosi di una realtà periferica, fin dai primi giorni di chiusura intorno alla nostra Vicenza si è sviluppato un grande interesse. Sono stati molteplici gli attestati di vigilanza e solidarietà nei nostri confronti, oltre qualsiasi altra aspettativa. Una forte sinergia tra sindacato, politica, chiesa e stampa ha fatto sì che questo caso assumesse via via una risonanza mediatica sempre maggiore, fino ad arrivare alla ribalta nazionale, grazie all'impegno e alla determinazione di noi lavoratori che non abbiamo mai mollato, accompagnati e sostenuti quotidianamente dalla filiera CGIL, partendo da Vito Baglio, che è il segretario generale della filiera di Agrigento, passando a Franco Tarantino, il segretario generale della filiera Sicilia, che sono qua presenti, per arrivare a Graziano Gorla, segretario nazionale della filiera CGIL, insieme anche ad altri autorevoli esponenti della CGIL stessa. Nella prima udienza fissata per il 2 febbraio di quest'anno, la Corte di Appello di Palermo ha deciso il rinvio al 14 aprile e finalmente il 12 maggio è stata depositata la sentenza di appello che ha annullato il fallimento, senza però sanare in alcun modo gli effetti e i notevoli danni provocati alla chiusura prolungata per 6 lunghi mesi, sia nei confronti dell'attività aziendale che nei confronti dei dipendenti. La filiera CGIL e la CGIL hanno investito nel nostro caso il vice ministro dell'interno onorevole Bubbico e il direttore dell'agenzia prefetto Sodano, e lo scorso 21 giugno si è arrivati alla sottoscrizione di un accordo che ha sancito la ripresa dell'attività aziendale e la restituzione di tutti gli 11 lavoratori a partire dal 1 luglio. Sono state finalmente eliminate tutte le figure professionali superflue nominate durante gli anni di amministrazione giudiziaria che hanno appesantito notevolmente i bilanci societari. Come dicevo prima, noi lavoratori siamo stati fortemente penalizzati da quanto accaduto e pur di riprendere l'attività lavorativa abbiamo dovuto accettare e rinunciare all'impugnativa sui licenziamenti, all'indennità individuale aggiuntive agli acquisiti negli anni sugli stipendi, e inoltre rimangono momentaneamente sospese tutte le spettanze arretrate di noi dipendenti, sia quelle degli anni precedenti, sia quelle degli ultimi mesi del 2016, sia anche il TFR che è stato poi messo nella busta paga di gennaio, aumentando considerevolmente l'importo delle spettanze arretrate non corrisposte nei riguardi dei dipendenti. L'accordo sottoscritto al Ministero degli Interni guarda anche al futuro aziendale, prevedendo l'impegno da parte dell'Agenzia Nazionale dei Beni Sequestrati e Confiscati della possibile assegnazione della gestione dell'attività aziendale alla cooperativa dei lavoratori. L'obiettivo finale che ci siamo prefissi è di diventare un esempio virtuoso di società confiscata, restituita alla collettività, ripetendo l'esperienza della Calciasciuzzi Ricina di Trapani, e speriamo che ciò possa diventare realtà. In questo periodo iniziale di ripresa dell'attività, prima ancora di andare alla ricerca della clientela perduta, abbiamo dovuto ripristinare una serie di situazioni provocate a lungo periodo di chiusura. Sono state ritrasferite le autorizzazioni delle cave che nel frattempo erano state passate ad altra società confiscata, quindi abbiamo dovuto riottenere una nuova certificazione dei materiali prodotti che era stata revocata a causa dei 6 mesi di inattività,
Inoltre è stato necessario rifare l'iter per ottenere la licenza annuale all'utilizzo dell'esplosivo, che siamo riusciti a ottenere solo da una decina di giorni. Manca ancora il passaggio alla whitelist, che pur da 3 mesi non siamo riusciti ancora a tenere l'iscrizione alla whitelist. Mi chiedo e vi chiedo, è normale che tutto ciò accada a una società di fatto di proprietà dello Stato? Da tutto ciò la legalità e lo Stato escono vincitori o perdenti? Nonostante tutto quanto è successo, dopo questi anni così difficili, dobbiamo comunque ritenerci più fortunati di tante altre realtà a noi vicine per avere mantenuto in vita la Calciociuzzi Belgia e il nostro lavoro, ma ci rendiamo conto di continuare a rischiare ogni giorno la chiusura. Purtroppo appare ovvio concludere che se, come dicono le statistiche, l'abbiamo detto anche prima, il 90% delle società sequestrate e confiscate finisce per chiudere, qualcosa nell'attuale sistema normativo e attuativo non funziona. Non sta a dire a noi dire cosa e trovare le soluzioni, ma vogliamo ancora sperare di poter rimanere nell'esiguo numero di società ancora in attività. Ci auguriamo che venga approvato al più presto il nuovo codice antimafia, e comunque prima della fine della legislatura, perché tutto il lavoro prezioso svolto non vada perduto, al fine di garantire che società come la nostra possano continuare a svolgere la propria attività attraverso percorsi di risanamento e conseguente rilancio produttivo e occupazionale. Solo così si potrà sfatare il luogo comune che la mafia dà il lavoro e l'antimafia lo toglie. Noi dipendenti abbiamo cercato e continuiamo a cercare con i nostri sacrifici e con le nostre rinunce di mantenere in vita questa azienda che dopo tanti anni sentiamo anche come nostra. Vogliamo credere che ci possa essere ancora un futuro per società come la Calciociuzzi Belgia e per il nostro lavoro. Non vogliamo arrenderci perché riteniamo che la gestione dei beni sequestrati e la successiva restituzione alla collettività dei beni confiscati deve avere l'obiettivo esclusivo di continuare a fare vivere le aziende e i lavoratori dipendenti di esse, perché ogni azienda sequestrata o confiscata che muore rappresenta un fallimento non solo per le stesse aziende, ma ancora di più per lo Stato e per la legalità. Grazie.